Non c'è solo la vendemmia tra le campagne della nostra provincia, c'è anche la raccolta delle olive e del primo olio nuovo 100% italiano. Il caldo ha anticipato la raccolta in Italia e in più, in questo anno difficile, nella nostra provincia non si registrano segni negativi. Giusta quantità e buona qualità. Sì, perché il risultato finale è veramente ottimo. Siamo in un noto frantoio della città di Fano, siamo venuti qui per scoprire un po' come sta andando la produzione dell'olio di quest'anno, ma soprattutto per scoprire la lavorazione appunto dell'olio nuovo 2020-2021. Quest'anno la stagione diciamo che sta andando abbastanza bene rispetto agli ultimi due campagne del 18 e del 19 che sono state molto scarse. Quest'anno abbiamo una buona produzione sia come quantità di olive ma anche e soprattutto come qualità dell'olio che viene fuori, in quanto non c'è stato l'attacco di mosca che abbiamo avuto l'ultimo anno, l'anno scorso, oppure le gelate dell'anno precedente che hanno ridotto considerevolmente la produzione delle olive. Le rese per il periodo diciamo non sono molto alte, variano a secondo anche delle qualità dell'olivo stesso, del tipo di piantagione, e mediamente siamo tra un 11-15% di media. Abbiamo qualcosa inferiore e qualcosa anche di superiore. Sì. Allora, i procedimenti sono abbastanza semplici, sono tre. Allora, in questa macchina abbiamo praticamente la frangitura, quindi le olive vengono molite e vengono ridotte a una poltiglia. Dopo il procedimento che una volta si faceva con le macine a pietra, adesso abbiamo questo macchinario moderno. Una volta che è stata macinata, le olive passano in questa macchina, che è una gramolatrice, che favorisce la coalescenza dell'olio. E la terza fase, diciamo l'ultima e anche una delle più importanti, è l'estrazione, che avviene tramite una centrifuga. Praticamente con la forza centrifuga viene divisa la parte liquida dalla parte solida e abbiamo i primi liquidi, quindi acqua e olio che escono, che poi vengono ripassati in queste macchine che sono dei separatori, e abbiamo il primo olio che esce, che è l'olio grezzo. Una volta che si è ottenuto questo olio grezzo, o si prende tal quale, si aspetta che deposita e si chiarifica da solo, o altrimenti viene filtrato con questa macchina che abbiamo alle nostre spalle, che è un filtro a pressione con dei cartoni, e si ottiene l'olio perfettamente pulito, che non dà deposito, non dà niente, anche per un mantenimento migliore del prodotto.